Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conosceranno come ideatore e fondatore del Forum Russia Italia ed è proprio di questo che in questa puntata io vi voglio parlare. Perché? Perché quest'oggi ho ricevuto da parte di un sedicente avvocato una lettera per conto di un certo Alessandro Gardini, titolare di un plagio, un Forum Russia Italia plagio, e io vi voglio parlare di questo Alessandro Gardini e di questo Forum Russia Italia in modo che tutti voi, tutti anche quelli che mi conoscono, avranno modo di capire, se avranno modo di avere a che fare con questo Alessandro Gardini, con che razza di persona hanno a che fare. E mi indirizzo in modo particolare anche agli avvocati che mi hanno scritto questa lettera in modo che sappiano chi è la persona che stanno difendendo? Difendendo perché lui non è uno che lancia delle accuse su qualcosa che ha ricevuto. Lui è un criminale, una persona che si è messa a delinquere nei miei confronti per oltre 5 anni. Ecco, questa è la lettera che ho ricevuto da questo sedicente avvocato. La mia risposta a questa lettera è semplicissima. Vi racconto la storia dall'inizio. Tralascerò molti passaggi, però tutto quello che è di saliente lo voglio mettere dentro questo video che sarà molto sintetico. Qualche anno fa un mio caro amico, un mio caro conoscente, mi manda dei soldi da Kiev. Molti diranno: ma cosa c'entra Kiev con tutto questo? No, c'entra perché sentite bene la storia. Mi manda dei soldi da Kiev per fare delle operazioni per suo conto. Tant'è che questi non sono soldi che ha mandato a me a titolo personale o come compensa o quant'altro. Io ho anche una delega da parte sua che ho quei soldi lì e ho incaricato una delega firmata da un notaio per utilizzarli per suo conto. Siccome questi soldi sono stati mandati dal suo ufficio tramite un suo impiegato, questo impiegato qui, non sapendo per che cosa erano destinati quei soldi lì, che cos'era quel movimento, che tipo di movimento contabile, oppure comunque a me dalla parte di chi me li ha mandati non interessa se c'era regolarità o meno. Io guardo dal momento che mi arriva io una carta a mano che ho il diritto a utilizzare questi soldi, io sono a posto. Questo personaggio qua incomincia a ricattarmi, mi chiede 5.000 euro via email, ma in una maniera ossessionante, in una maniera proprio maniacale. 3 email al giorno, arrivate a chiedere 5 email al giorno. Allora, brutto bastardo, allora i soldi, se no io ti denuncio, io vado contro te. Ma io, siccome non ho nulla da temere, perché quei soldi io li ho presi anche carta in mano su delega per utilizzare per fare delle operazioni, io non avevo timore di niente. Però questo qui perché era così incanito nei miei confronti? Perché dopo sono venuto a sapere, era stato licenziato dal suo titolare. Perché era stato licenziato dal suo titolare? Questo qui era uno che passava il tempo a Kiev nell'ufficio a giocare con il computer, stare su. Dopo ho anche scoperto che uno degli utenti che nel mio forum stava ossessionato con le occhiaie, gli occhi gonfi, attaccato al computer dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera, era proprio questo utente qua. Questo mio amico qui ha scoperto che questo qui in ufficio non fa, mentre lui a Kiev andava veramente poco, ha scoperto quelle 2 volte all'anno che arrivava a Kiev guardando nel computer, che questo era sempre loggato nel computer e non faceva niente. Lui l'ha preso e l'ha lasciato a casa, l'ha licenziato, ha fatto bene. Siccome a Kiev non esiste licenziamento su giusta causa, lui ha preso un lazzarone, un lavativo. Io certo, io anch'io sono un lavativo, però di certo non mi faccio assumere, non frego lo stipendio da nessuno. Questo qui l'ha preso e lo ha lasciato a casa. Incanitosi, volendo riuscire a trovare dei soldi per andare avanti, si è messo a ricattare me e il suo ex datore di lavoro. Il suo ex datore di lavoro gli ha detto: guarda, io ti do dei soldi in buona uscita, te li do, andiamo al consolato italiano, tu firmi una carta che tu hai preso i soldi e tu da me non pretendi niente. Questo ha preso i soldi da lui e ha continuato ancora a ricattarlo, ricattarlo, ricattarlo. Con me ci ha provato, perché questo qui è proprio veramente, si chiama questo Stefano Tombolini, su questo punto di vista qui è stata una persona poco di buono. Contemporaneamente, Stefano apre un sito web concorrente al mio, pensando, lui ha detto: Andrea Bruno, lui non fa un cazzo tutto il tempo, lui fa la bella vita, sicuramente lui col sito internet lui ci guadagnerà qualche cosa, perché se no, perché? Qual è il suo segreto? Com'è che lui fa non fa? E mi ha clonato il sito internet
partendo il falso, dove sta, il falso ideologico è stato che lui ha tirato dentro un'altra persona, questo Alessandro Gardini, e lui era un utente che già scriveva nel mio forum, un utente molto assiduo nel mio forum, si è finto malato di una presunta malattia incurabile, ha scritto un topic. Io quando ho letto quel topic nel forum ho detto, ci sono anche rimasto male, ho detto guarda Alessandro, proprio una persona che io parevo, per una persona falsa, io parevo anche, mi pareva di conoscerla questa persona. Ci è anche rimasto male dal punto di vista umano, ha detto cavolo, si è ammalato, io ho anche detto guarda, se ti serve qualche cosa tu sai che noi per te siamo disposti a fare tutto. Parallelamente con questa azione, unito a questo Stefano e Tombolini, hanno aperto un sito web volto esclusivamente a diffamare la mia persona. Hanno iniziato quella che loro, sottobanco e poi anche apertamente, hanno chiamato rivoluzione morale per alludere al fatto, rivoluzione morale contro di me. Perché rivoluzione morale? Per alludere al fatto che io sia una persona immorale, che agisca contro l'immoralità. Si sono messi a diffondere in rete informazioni false, tendenziose, circa il fatto che io sia un magnaccio e un truffatore. E questa qui è stata un'operazione di stalking incredibile, durata anni, che ha coinvolto dentro anche altri amministratori nel loro forum, probabilmente psicolabili, perché hanno anche la capacità di andare a trovare una persona psicolabile e usare lui come cavallo di Troia da mandare avanti. Cioè, hanno usato anche delle tattiche incredibili che io non mi sarei mai aspettato che al mondo esista delle persone così infime per fare azioni diffamatorie nei miei confronti. E sono andati in giro nel web, ovunque e dappertutto, mandando anche lettere anonime a tutti i miei iscritti del forum e a tutta la gente, facendomi passare per truffatore e per gente dedita allo sfruttamento della prostituzione. Tutte cose falsamente inventate, con anche l'artefatto e il reato penale di creare delle prove nei miei confronti completamente fasulle, prendendo quattro cazzate in rete. Quattro cazzate che sono essenzialmente vere per comporre nei miei confronti contro di me delle cose che proprio sono state create ad arte solo per farmi passare in brutta luce a me, che cose anche che chiaramente non fanno nemmeno un minimo di prova, perché io assolutamente, anche se loro si ostinano, lo dicono, si ipnotizzano, si autoconvinti e tutto, io quelle cose lì non le faccio solo nella loro mente per creare un alone diffamatorio nei miei confronti e allontanare da me tutti i miei amici e tutti i miei conoscenti. Guarda caso, questo Alessandro Gardini, guarda caso, lui è conoscente di tutti i miei amici, conoscente di tutti i miei conoscenti e conoscente di tutti quelli che mi conoscono. Quella era una roba ossessiva e maniacale. Lui è andato a beccarsi tutti quelli che sono attorno alla mia cerchia. Chi è che ha autorizzato questa persona qui ad andare in modo maniacale a arrabattare tutti quelli attorno alla mia cerchia per portarseli nel suo cosiddetto calderone? Per crearsi, lui si è fatto nella sua mente una specie di crociata, che lui la chiama Brigate Gringhizze, per andare a combattere contro il male immaginario che sarei io, che poi è un male solamente creato ad arte per poter ingrassare le sue casse e quelli dei suoi amici, perché c'è quattro cretini che anche loro svolgono attività che è essenzialmente concorrente a quella che io facevo nel sito internet, perché adesso io mi occupo di altre cose, ovvero appartamenti oppure visti oppure altre cose concernenti la Russia. Ha tirato dentro altra gente creata, utilizzata a dare manforte alla sua battaglia contro di me. Ma questa qui è tutta gente che ha creato un sito internet partendo essenzialmente dal danno materiale che hanno creato questi qui nei miei confronti, creando falsa e tendenziosa informazione e opere di stalking che sono state volte più che contro di me, diciamo in un 30%, anche sono andati a combattere e sputtanare in rete, creando cose ad arte fittizie. Sono andato a prendere le foto delle mogli, delle ragazze, di gente iscritta al forum che innocentemente le hanno pubblicate, per andare a sputtanare questa gente, per allontanarla da me, facendola trovare scomoda a stare nel mio sito internet. Per cui,
Il forum Russia-Italia Plagio, che è un forum essenzialmente creato partendo con un dolo da parte del mio sito e della mia persona, secondo me quello lì è un sito internet che non ha motivo e ragione di esistere. Io spero che mi mandino in causa per presunte azioni lesive nei loro confronti, perché io in quella causa lì io pretenderò che a risarcimento di danni effettivi e veramente esistiti nei miei confronti quel forum lì mi venga consegnato a me a titolo di risarcimento per il danno subito da Gardini e dalla gente da lui mossa e dai suoi amministratori, mi venga consegnato a me in parte in titolo di risarcimento e l'altra parte chiaramente sarà di risarcimento sarà monetaria che verrà quantificata in dovuta sede. Alessandro Gardini e le brigate Gringhize, ovvero il manipolo di menti plagiate che girano attorno a lui, ma anche personaggi inventati che dietro c'è lui stesso, personaggio inventato perché se tu crei un personaggio inventato e lo mandi a rompere il cazzo su un altro sito internet per diffamare me, perché loro non lo fanno dal loro sito internet, loro vanno, trovano qual è il mio cerchio, la mia cerchia, la mia vita attorno a me e creano personaggi per andare ad attaccare a me in altri ambiti. Quel personaggio inventato, essendo virtuale, non è penalmente responsabile di nulla fino a che non viene identificato chi c'è dietro, ma chi c'è dietro si sa, c'è dietro Alessandro Gardini e le sue opere volte a proseguire quest'opera di proselitismo che lui la chiama. La chiama rivoluzione morale contro di me e contro la mia persona. Sono arrivati addirittura a mandare lettere al consolato russo per dimostrare che io sarei una persona che si occupa di prostituzione in Russia, compagnia bella, creando un gravissimo danno alla mia persona, ci sono riusciti, e alla mia immagine. Per cui, secondo me, a mio avviso, quel sito lì, io farò di tutto per fare in modo che quel sito lì chiuda, perché è nato dentro, ci sarà anche gente onesta che non ne può nulla di tutto questo e che sicuramente si dissocia e anzi, questa gente qui è molto attenta a tenere tutti all'oscuro di quello che c'è stato dietro e di quello che si è tramato contro di me. Sicuramente io farò di tutto a far sì che questo sito internet chiuda e prima o poi io riuscirò, se verrò chiamato in sede legale per rispondere di qualche cosa, io porterò con me tutte le persone che mi conoscono a testimoniare per quello che è stato l'operato di questa persona e gli altri farabutti che girano intorno a lui. Ecco, io questo qua è un messaggio che volevo dare in internet a tutti quanti. Ok, ragazzi, allora concludo dicendo una cosa, diciamo, per riassumere tutto quanto. Il sito plagio che usa il nome Forum Russia Italia abusivamente è esattamente come la Mondadori per Berlusconi. Ecco, esattamente è stata la Mondadori per Berlusconi, un qualche cosa che lì non doveva esserci. Ok, ragazzi, un caro saluto a tutti da parte mia, soprattutto a voi russofili che so che vi interessate di viaggi in Russia e compagnia bella, so che anche voi amate la Russia come me, siete dei veri appassionati e ci vediamo alla prossima sul vero Forum Russia Italia.